Un problema che riguarda il personale medico, un problema che nonostante ripetuti concorsi non si riesce a superare. Una difficoltà per quel che riguarda l'ASL di Salerno è quella ad esempio di ortopedia, una branca sulla quale l'azienda sanitaria locale è in grosse difficoltà. Un mese e mezzo fa l'ultimo concorso per reclutare 15 medici, ma soltanto 3 ne sono stati assunti, 30 dunque dirigenti ortopedici che mancano all'appello, ma le gravi criticità di organico non riguardano soltanto ortopedia e soprattutto infatti l'estate, il periodo dell'anno in cui queste emergono, ma ha detto il direttore generale dell'ASL di Salerno, Gennaro Sosto, contiamo che questa sia l'ultima estate nella quale riscontriamo problematiche di questo tipo. Nel momento in cui facciamo concorso e non riusciamo ad assumere, è naturale che in fase estiva, momento nel quale bisogna anche dare un attimo di respiro ai nostri dirigenti che non reggono, altrimenti devono un attimo rifiatare, il problema si amplifica. Abbiamo in tutte quasi le strutture, non raggiungiamo l'organico ideale, in tutte le strutture dell'azienda sanitaria di Salerno. Poi ce ne sono alcune nelle quali abbiamo addirittura una carenza strutturata, 2 unità, 3 unità, a fronte di 7 unità, 8 unità di dirigenza medica. Su questa tematica noi ribandiremo concorsi, stiamo facendo anche attività libero professionale, quindi ricercando personale medico a partita IVA, stiamo cercando di fare sinergie con altre strutture sanitarie campane. Diciamo che stiamo tentando tutte le possibili ipotesi che i nostri contratti ci consentono di utilizzare. E oltre questo, oggettivamente ci saranno delle difficoltà, soprattutto nella parte agostana, dove inevitabilmente le ferie impongono un cambio. Dal punto di vista del comparto, invece, personale infermieristico, personale operatori sociosanitari, io vorrei ricordare che negli ultimi 2 anni ASL di Salerno ha assunto 2.000 persone. 2.000 non è un numero casuale, ma siamo ad oltre 2.000 assunzioni. Certo con molte fuoriuscite, certo con una carenza che ancora rimane. Pensiamo di bandire nuove procedure concorsuali per personale infermieristico, personale operatori sociosanitari, fisioterapisti, procedure che partiranno già nella fase estiva dal punto di vista degli atti di impulso. Poi naturalmente ci sono i tempi tecnici, le uscite in gazzetta ufficiale, le domande, le procedure concorsuali. Noi contiamo che questa sia l'ultima estate nella quale abbiamo problematiche dal punto di vista del personale di comparto.